Non è proibito entrare. Beh, voi avete qui con me, accanto a me, uno degli scrittori meno visibili, meno afferrabili, che mettono più in imbarazzo gli editori, per cui mi sono subito congratulato con il nostro editore, perché è... Che cos'è Giovanni Catelli? È uno scrittore apprezzato da chi ama la prosa pura o la prosa assoluta, al limite di una prosa senza determinabile, senza un contenuto convenzionale, prevedibile. È un poeta della prosa breve. Provo a indagare, ma sia chiaro, senza speranza, il mistero di questo scrittore qui presente. Ma sarà davvero presente? Non l'abbiamo. È presente, ma non si sa mai se Catelli è presente o è assente. Giovanni Catelli, cioè l'imprendibile, l'imponderabile, l'impenetrabile poeta della prosa, che dovunque sia vive a Praga. E sono certo che anche in questo momento, qui visibile per i nostri occhi illusi, in verità lui è altrove, in una stazione in transito fra Venezia, Praga, Kiev, Odessa, lontano, sempre lontano. Ho detto lontano, e lontano è il titolo di un meraviglioso libretto, uno dei più belli, secondo me, di Goffredo Parise, di prosa breve. Ecco, Goffredo Parise è uno dei pochi scrittori italiani specializzati in prosa breve, con i suoi sillabari, ma anche e soprattutto, questo libretto uscito da Lettere alcuni anni fa, appunto intitolato Lontano, e trovo delle sintonie, in qualche modo delle sintonie con Catelli. Il suo genere, appunto, è pressoché sconosciuto in Italia, paese che per lo più ignora i nebbiosi labirinti della malinconia di cui Catelli è liberamente prigioniero. Il suo genere è la prosa breve, praticata soprattutto nell'Europa centro-orientale, fra Trieste, il Baltico e il Mar Nero, dico bene? Uno dei pochissimi che l'hanno subito capito e apprezzato, questo autore impalpabile e sfuggente come il Mercurio, è stato Antonio Tabucchi. I sostenitori maggiori in Italia di Catelli siamo Tabucchi e lui. Purtroppo Tabucchi non c'è più, sarebbe stato qui, ma... Tabucchi, lusitanista, esperto appunto di letteratura portoghese, cittadino ideale di Lisbona, come lui è cittadino ideale di Praga, che nel suo libro migliore, Tabucchi, credo che sia il suo libro migliore, cioè Requiem, ha mostrato quanto si può ricavare dalla prosa breve, la più adatta alla nostalgia di tutto ciò che scorre e passa. Eppure, una radice italiana c'è in un autore come Catelli, oggi al confine dell'invisibile, che spaventa e lascia attonito un editore indaffarato nel suo banco di bottega. Non è per la bottega il Catelli.
la radice della sua prosa è l'Elzeviro, o prosa d'arte, a cui si dedicarono programmaticamente all'inizio degli anni 20 niente di meno che Emilio Cecchi e Vincenzo Cardarelli, la prosa d'arte, la prosa breve prevalentemente. Ma chi conosce, chi ricorda, chi legge oggi il prototipo novecentesco della prosa d'arte, cioè Pesci Rossi di Cecchi? Nessuno. È nei meridiani, ma naturalmente nessuno se ne accorge. Noi certo ne sappiamo poco, ma Cecchi e i suoi Pesci Rossi li leggeva Calvino. Disse Calvino di sapere a memoria il primo capoverso di Pesci Rossi, e certo, lo disse lui stesso, lo prese come guida nell'ultima fase della sua avventura, quando immobilizzò l'avventura. Questa è una cosa che vale per Catelli. Quando immobilizzò l'avventura, Catelli non la immobilizza principalmente, ma poi ci arriviamo dopo. Quando Calvino immobilizzò l'avventura, bloccò il movimento narrativo, era un maestro del racconto, a un certo punto ha bloccato il racconto come in una serie di fotogrammi, ne fece semplicemente risuonare del racconto la musica dentro spazi sempre più limitati, che proprio per questo suggerivano il senso dell'infinito e dell'inesauribile. Calvino, autore delle Città Invisibili, di Collezione di Sabbia, di Palomar, dove disse che in un piccolo spicchio di prato, così disse Calvino, scrisse di Palomar, se tentiamo di descriverlo e tradurlo in parole, un piccolo spicchio di prato, ci accorgiamo che c'è un infinito plurale, qualcosa di inesauribile. Convivere con uno scrittore come Catelli per il lettore stanziale, solido, che esige libri a pronta cassa, non è facile. Gli si richiede, al lettore di Catelli, gli si impone un esercizio mentale ormai poco noto, cioè una piena l'anima insostanziale, che non è né eterna né stabile, non esiste, esiste solo nel momento del suo apparire e scomparire, anima di un corpo indeterminato nello spazio e nel tempo, nei luoghi in cui spazio e tempo sono più afferrati di essere stato tutto. Quell'attacco di Sandro Penna, altro convalescente della vita, Sandro Penna, e questa è una definizione, mi sembra, di Giacomo De Benedetti, che dice una poesia, una delle più belle di Sandro Penna, è pur dolce ritrovarsi per contrada sconosciuta. Un ragazzo con la tuta ora passa accanto a me, come pensi alla sua vita, a quel desco che l'aspetta e la stanca bicicletta che gli posa accanto a sé. Ma tu resti sulla strada sconosciuta ed infinita, tu non chiedi alla tua vita che restare ormai com'è.
c'è una certa parentela tra questa poesia e il nostro autore qui presente. Ho citato la prosa d'arte, la prosa breve, che da Emilio Cecchi arriva fino a Calvino, che sono però prosatori in punta di penna, più visivi che musicali, mentre Cadelli, secondo me, è più musicale che visivo. Sono autori, sia Cecchi che Calvino, che non si lasciano andare al flusso, mentre Cadelli si lascia andare al flusso. La loro passione, di Calvino e di Cecchi, è classica, è la passione del definire dentro una precisa cornice. Il demon di Cadelli è invece evidentemente romantico e nordico, per questo dice che vive a Praga in spirito. Più che definire, lui enumera, sprofonda nella vertigine del senza fondo e del senza meta. Praga non è una meta, è una porta verso l'altrove, è il luogo da cui si parte verso una fuga prospettica di ulteriori altrove, è altrove a se stessa, e non a caso ha prodotto il classico dell'altrove a se stesso, cioè Franz Kafka. Maestro assoluto della prosa breve, in cui il limite e l'illimitato coincidono. Questo libro, Diorama dell'Est, comincia appunto con Franz. Qui c'è da soffermarsi sulle frasi e le parole singole. Da Praga non si parte, là soltanto, invisibili, si arriva, in giorni casuali della vita, già perduti e ignari nel moto delle cose. Accelerato nella corsa delle destinazioni uguali, tanto del fatto, dico, ho segnato delle cose che mi sembrano molto, diciamo, tipiche di questa cultura. Si confonde la saldezza della meta, cioè la meta non c'è più, nella sorda ostinazione che sussurra la rincorsa, si diradano ed allentano materie abituali, si disegna l'affiorare di cuspidi nell'aria e non si parla, si trattiene l'ansia, l'attenzione tesse il suo silenzio, la sorpresa di sentire più vicino il morso delle case. Ecco, che si nota in questo? È che noi siamo nello stesso tempo alle soglie di quella che chiamiamo realtà e siamo nello stesso tempo nell'essenza, ormai senza nome né forma, della stessa realtà. È una letteratura naturalmente rischiosa. Io vorrei chiedere a Cadelli, come sei arrivato a questo tipo di scrittura? Che cos'è? Quali sono stati gli autori? Quando hai cominciato? Per esempio, come e quando hai cominciato? Viene la suggestione di quali autori? È sempre difficile trovare una genealogia, anche perché io ho sempre letto molto e quindi... Kafka devo dire che è stato un autore importante, però io apprezzo anche molto Borges, per esempio, che Calvino per me è importante, come è importante Favese, che apparentemente è lontano da quello che scrivo. E io amavo i novellini medievali. Devo dire, ho sempre amato la misura breve, la poesia e il racconto.
non sono mai stato vicino al romanzo, né come lettore né tantomeno come desiderio di scriverlo, e fin dall'inizio... Che cos'è che ti disturba, che ti disturba il romanzo? Ma il romanzo mi sembra una costruzione di falegnameria, qualcosa come costruire un mobile. Un giorno si fa un cassetto, un giorno si fa la gamba, mi sembra un lavoro di bricolage, mi sembra qualcosa di calcolato, mentre io, che amo più le avanguardie, surrealisti, così, preferisco la concentrazione dell'emozione e quindi preferisco qualcosa di intenso e immediato, non amo una cosa calcolata e costruita. Mi viene in mente uno scrittore che mi meravigliò molto al suo primo libro, poi non l'ho più seguito, comunque forse non mi ha neppure molto più convinto, che è Boldolini. Aveva una prosa straordinaria e che non si sapeva bene dove andasse. È un torinese. È un amico, lo amo molto. Non so che cosa ne pensi, ma comunque diciamo, dobbiamo immaginare che il romanzo in letteratura, e soprattutto non in letteratura in generale, ma nella prosa, può non essere tutto. Ci sono autori per i quali il romanzo è qualcosa che li pugna. Allora, dobbiamo precisare una cosa, tanto per essere chiari, e cioè che autori di grande fama e apprezzatissimi non leggevano romanzi, come Borges, me l'ho detto esplicitamente, io i romanzi non li leggo, non mi piacciono. Quindi bisogna considerare che uno degli autori fondamentali della seconda metà del Novecento, si può dire uno dei due pilastri di quello che abbiamo chiamato il postmoderno, o se volete la postmodernità, è Borges, che non amava i romanzi. E noi adesso viviamo invece in una mania del romanzo, del bestseller più che del romanzo. Viviamo nella mania del romanzo che è scritto per essere venduto il più possibile, quindi in un certo senso programmato per la vendita. L'altro autore, che pure con il romanzo non ebbe nulla a che fare, ed ebbe a che fare anche con una prosa che era indefinibile, è Beckett. I due pilastri della letteratura del secondo Novecento, fino agli anni 90, intendiamoci, poi sono arrivate nuove generazioni che hanno dettato leggi, hanno fatto quello che volevano, però, diciamo, la postmodernità vera e propria, che significa, la postmodernità significa la letteratura e le arti e la cultura fatta da autori consapevoli che esisteva una modernità. Gli autori che hanno cominciato a scrivere non sapendo niente di cos'era la modernità o non tenendo conto, sono un'altra cosa e sono, grosso modo, la letteratura attuale. Però va ricordato che il romanzo in tutto il Novecento, ma soprattutto nel postmoderno, con autori di straordinaria, perfino eccessiva autorevolezza, idolatrati come Borges e Beckett, sono stati nemici del romanzo e hanno praticato delle prose indefinibili che sono qualcosa tra il saggio e la lirica. Sono qualcosa tra la poesia e il saggio, non sono propriamente narrativa o della narrativa, hanno soltanto il suono. Sembra che siano degli incipit, degli attacchi narrativi, ma poi non viene raccontato nulla, non viene precisamente raccontato nulla. Ma anche nel Novecento, che non è stato il secolo del romanzo del Novecento, è stato il secolo dell'antiromanzo e della crisi del romanzo. Il secolo del romanzo, come si sa, è stato il Settecento, sono stati il Settecento e l'Ottocento, soprattutto l'Ottocento. Ma il Novecento è partito con la contestazione della logica del romanzo, quello che tu chiami la falegnameria, fare prima una gamba, poi l'altra, poi i cassetti, ci deve essere una struttura. I francesi hanno esagerato, secondo me. Tu sei amato dai francesi, perché bisogna dire che Cabelli, poco ascoltato, mi sono amato sulla spalla perché, diciamo, non ha da chi rifugiarsi se non da Tabucchi e da Berardinelli, insomma, Tabucchi purtroppo non è qui. E i francesi, però, ai francesi piace, e in paesi in cui la prosa breve è apprezzata, appunto, tu sei stato tradotto, no? Greco, in russo, ucraino.
in ceco, in russo e in ucraino, e ho detto che si tratta di un genere che, quello della prosa breve, me ne resi conto anche io personalmente molti anni fa, andando in Germania per un mese in un convegno, una specie di lungo seminario di scrittori, che molti di questi scrittori tedeschi, per esempio, erano autori di prose brevi. Kafka è un autore di prose brevi, ma per esempio lo stesso Uomo senza qualità di Musil può essere letto come un insieme di enzeliri. Ogni capitolo dell'Uomo senza qualità è un piccolo enzeliro, cioè una prosa d'arte molto breve, molto concentrata, e poi si va oltre. Avevo citato Goffredo Parisi. Anche lui, quando ha cominciato a scrivere i sillabari, si era proposto, lui in un altro senso, la massima semplicità nella narrazione, cioè non fare narrazioni troppo costruite, troppo complicate, però erano racconti di narrazione. La differenza tra il racconto e il romanzo naturalmente è nota a tutti. Il romanzo, in un certo senso, implica l'ambizione di ricostruire un mondo, no? Una generazione almeno, o a volte anche due, con tutto l'ambiente che ci sta dietro, mentre il racconto è isolare un momento, un episodio, che può essere anche aneddotico, e allora se c'è l'aneddoto si va verso la novella, no? La novella, come era la novella antica, la novella classica, Boccaccio, eccetera. Il racconto moderno, che arriva ai suoi estremi, diciamo, di rarefazione in una scrittrice come Catherine Mansfield, può essere una breve prosa in cui si isola veramente un momento estremamente suggestivo della vita quotidiana, ma non si sa bene cosa c'è, che cosa c'è prima e che cosa ci sarà dopo, non importa. È quel momento di intensità o di rivelazione o di autorivelazione in cui abbiamo l'impressione di cogliere l'essenziale di una vita, senza peraltro sapere qual è l'interesse di questa vita. Queste prose qui sono effettivamente al limite del verso. Catelli ha scritto anche delle poesie, secondo me le poesie sono meno efficaci proprio perché in realtà la prosa poetica in certi casi è meglio della poesia prosastica. Perché nella prosa poetica la suggestione colpisce di più, uno si aspetta il racconto e il racconto non c'è. Di solito c'è l'enumerazione, io qui ho segnato delle cose che sono enumerative o anche degli semplici verbi, per esempio l'andare, il partire, per lui sono tutto. L'andare e il partire, dicevamo che lui non si sa se ci sia o non ci sia, se c'è o non c'è, dove è, perché per lui l'andare e il partire sono tutto. Oppure ci sono queste enumerazioni, queste iterazioni, queste ripetizioni. I paragrafi possono cominciare così: come stringi, poi l'altro, come vivi, l'altro ancora, come reggi, e si va avanti con una enumerazione. Fuggono le vie della città come le vene della tua mano. Questa è poesia. Vero luogo per la vita. Verso pallidi piazzali di corriere, asfalti, ferrovie, gasometri. È, come dire, il suggerimento di un narrare nella trina pallida che regge la città. La trina è una tessitura, perché anche una città è una tessitura. I demoni, dice ancora, convocare i demoni del fiume, dissipare ogni gesto del buio, sospendere le ombre liete nel destino. Beh, diciamo, ha una sua tradizione e hai mai avuto tentazioni di uscire dalla tua libera prigione, diciamo,
detto, sei liberamente imprigionato nella prosa lirica. Che cosa pensi? Vabbè, tu dicevi la falegnameria del romanzo, ma secondo te, facciamo una domanda proprio di quelle brutte, che cos'è per te realtà? Perché tu qui definisci una realtà, ma che tipo di realtà è? Io sono molto legato all'istante, io amo anche la fotografia, amo molto fermare l'istante. Sì, il libro è infatti ci sono anche foto, molto bello. Sì, se guardiamo anche filosoficamente, il passato e il futuro in pratica quasi non esistono. Noi siamo immersi in un flusso di presenti che si susseguono e quindi io cerco di immobilizzare queste epifanie a volte meravigliose, a volte dolorose, che comunque sono destinate a scomparire. E quindi la mia è forse una ricerca, un tentativo di fermare il tempo o di salvare quello che il tempo porterà via. Io cerco di fermare il tempo e la memoria delle cose che amo, forse. Questa è la mia ricerca. Di fermarlo sapendo che non si ferma. È chiaro, cercare di trattenerne l'ombra. Che cos'è per secondo te? Definisci un po' meglio l'idea di epifania. Beh, a volte si ha la sensazione, a volte anche le persone. L'epifania è quando arrivano lì le immagini. No, nel senso come le parvenze palesiane, c'è qualcosa, anche le persone o le cose solide, ricordiamo nel tempo, poi hanno il connotato di fantasmi. In breve tutto dilegua. E quindi io ho forse questa forte percezione del dileguare, del disperdersi delle cose e temo di perdere ciò che mi è caro e quindi cerco di trattenerlo nella parola. Questa cosa dell'epifania, mi sono fermato su questa cosa chiedendomi di definirla, però era una domanda maliziosa perché naturalmente io so che cos'è l'epifania nella letteratura del Novecento, cioè è la manifestazione di qualcosa che supera la contingenza realistica e che improvvisamente la illumina. Giacomo De Benedetti, che oltre ad essere stato con suo merito, mio maestro, no, con mio merito, suo allievo, nelle sue lezioni sul romanzo del Novecento, parlando di, soprattutto di Joyce, di Kafka, di Pirandello, di Deleuze, ma soprattutto di Joyce e di Kafka, elaborò a lungo, dunque per Proust parlò di intermittenza del cuore, e Joyce l'epifania, notando che nel romanzo novecentesco la grande differenza rispetto al romanzo dell'Ottocento è che mentre il romanzo dell'Ottocento era un'epica della realtà, si raccontava l'intera realtà, prendete quelle facce, prendete il romanzo di Altruismo, di Balzac, il romanzo del Novecento non è più l'epica della realtà, ma è l'epica dell'esistenza. E l'epifania è, e questi scrittori in realtà non cercano il grande affresco sociologico, sociale, individuale, ma cercano di individuare quei momenti di intensità e di illuminazione in cui una vita, diciamo così, meccanicamente connessa e vissuta, improvvisamente si ferma o esplode o si illumina in un momento di autorivelazione. Cioè l'epifania è il momento dell'autorivelazione del flusso dell'esistenza. E quei momenti in cui uno ha l'impressione un po' misteriosa che qualcosa gli si stia rivelando di sé e che questo è una svolta nella vita. Allora, che cosa avviene? Che nel romanzo, i romanzi molto costruiti, questi sono dei momenti, anche in quella fase, quando il principe Andrea viene ferito e guarda il cielo, si rende conto che la sua vita come era prima
non è più niente, si aliena da se stesso. Quello che fa Catelli è una cosa naturalmente molto più pericolosa, perché non mette le epifanie, cioè i momenti di illuminazione e di autorivelazione, dentro una struttura narrativa complessa di tipo realistico, ma le isola tutti i momenti di epifania. È come se noi del panettone mangiassimo solo gli zimbini e solo i carditi. La pasta per i capelli è noiosa, vuole soltanto del disco, delle super concentrazioni di zucchero rivelativo. E in questo senso, appunto, ci troviamo in una situazione in cui si allude alla narrativa, perché quando si dice a Praga non si arriva, non è un verso di una poesia, è l'incipit, è l'inizio di una narrazione, ma poi la narrazione non c'è. Cioè, la percezione che a Praga non si arrivi mai veramente, come si dice? A Praga non si arriva, no, da Praga non si va, da Praga non si parte, quindi non c'è mai più partito. Una volta arrivato, quindi a Praga si arriva, ti va bene che da Praga non si parte, ma nemmeno si arriva, è possibile anche questo, voi capite che diciamo, in una prosa senza struttura, senza schema, in cui una cosa può essere, ma può essere anche il suo contrario, beh, siamo in un mondo che mette a dura prova la mentalità. Secondo me, io posso citare un caso interessante di un grande critico, uno dei, forse dei due critici più autorevoli del Novecento italiano, che sono uno Giacomo Benedetti, che abbiamo citato, l'altro è Gianfranco Contini. Gianfranco Contini, tra le altre cose, che è il maggiore commentatore di Dio di Montale, nonché di Ganda, altro autore della prosa breve, una prosa breve completamente diversa da me. Però Contini, in una sua antologia, incluse, mostrando il grandissimo apprezzamento, un autore che moltissimi non hanno apprezzato, e cioè un autore misterioso. Se nessuno conosce, va bene. È un autore che somiglia a Catelli. Facciamo questo indovinello, andate a cercare un altro. Piccolo? No. Nessuno si ricorda di Pizzuto. Pronto, chi ce l'ha in Catalogna? C'era anche una compagnia Dunque, Pizzuto è un autore che non racconta nulla, è una bellissima prosa. Bellissima prosa. E Contini, ho letto recentemente un libro di Davico Bonino, Contini ci arrabbiamo molto. Come? Non Giulio Sottile, comunque una scrittura simile a quella. Gianfranco Contini, un grande filologo e critico, studioso di Dante, grandissimo. Uno dei critici più importanti, uno dei pochi critici più importanti del Novecento. No, Gianfranco Contini ha messo Antonio Pizzuto in un antologia del Novecento e in un libro recente di Davico Bonino, che era un direttore dell'Einaudi, dice che se anche soltanto si mostrava con la propria faccia, con l'espressione del proprio viso, che si
ci avevano dei gruppi su Picciuto, così mi ci infuriamo. In effetti il Cabelli somiglia un po' a Picciuto. Più concentrato, quindi ancora più di tutto bisogna essere un po' di italiani in gusto. Sì, non bene capito, sono dei minimi grandi di zucchero, no? Questo per dire che in tutto il Novecento serpeggia ciò che Cabelli realizza e persegue in modo estremistico. Bisogna pure, diciamo, riconoscerli o, come dire, rimproverarlo di essere questo, cioè di aver estremizzato terroristicamente, mi lo suggerisce il tuo, di aver estremizzato terroristicamente una tendenza dell'interno vicino, e cioè l'isolamento del momento di intensità così intenso da essere perfino sfuggente, che c'è in molta narrativa novecentesca. Addirittura, appunto, secondo le Benedetti, la base, la motivazione profonda anche di grandi costruzioni narrative, come possono essere la Scherzo Giusto e il Mr. Joyce, che si reggono, secondo lui, non tanto sulla volontà di un affresco sociale generale, quanto sul desiderio di individuare momenti di intensità. Sapete, la ricerca di Proust è fondata sulla memoria involontaria. La memoria volontaria non frutta, non dà niente allo scrittore. Se io mi sforzo di ricordare, quello che conta per Proust, dice De Benedetti, è l'intermittenza del cuore. Il cuore è un suo ritmo, improvvisamente c'è come un'intermittenza, come se il cuore si fermasse e la memoria involontaria lo toccasse. All'inizio della ricerca c'è la famosa scena del biscottino intinto nel tè, il protagonista sente questo sapore di questa madeleine, del biscottino intinto nel tè, e questo sapore sprigiona una varietà straordinaria di ricordi a cui lui non sarebbe arrivato. Cioè, sono le intermittenze del cuore, sono il fatto che la nostra emotività e la nostra memoria emotiva non segue la nostra volontà, per cui, come si dice, non ho pianto al funerale di mia nonna, non ho pianto quando lei morì, quando morì non ho pianto. Ho pianto 10 anni dopo, quando l'ho sognato, quando mi è venuta in mente. È arrivato il momento in cui quel fantasma, quell'emozione mi ha colpito. Questi momenti puri di intensità che spezzano e si isolano rispetto alla struttura narrativa sono ciò a cui il Cabelli ha puntato, naturalmente isolandoli dalla struttura narrativa. Tutti vogliono la struttura narrativa. No. Per fortuna esiste Cabelli, assolutamente. Ma sì, odio il romanzo, sono per Cabelli. Ma allora, come dice? Ma io sono della Juve, e le premetto che io non lo conoscevo, non ho letto il suo libro, mi dispiace, però mi sono bastate questa sua presentazione per ritrovarmi in questo desiderio della sintesi. Io ho bisogno di parole giuste, brevi, concise, non di milioni di parole che costruiscono un romanzo. Un pensiero 10 milioni di parole. Io voglio 10 milioni di pensieri in una concentrazione di parole. Accidenti, che gusti. Sì, ognuno ha i suoi gusti, naturalmente, però mi viene in mente, con questa tua reazione così vivace e così precisa, mi viene in mente un racconto di Heinrich Böll, lo scrittore tedesco per Nobel nel 70 un bellissimo racconto in cui c'è l'incontro, racconta l'incontro tra un lettore e uno scrittore. Il lettore fa di tutto per incontrare lo scrittore, alla fine ci riesce, passa con suo, si parlano. E questo lettore gli comincia a raccontare, a dire
che cosa ha capito, che cosa è stata la sua opera per lui, eccetera. E lo scrittore gli risponde. Lo scrittore dice al lettore, lei è un genio, non io, lei lo è. Cioè, senza il lettore, lo scrittore non esiste. Come nessun artista. Come nessun artista. Ho capito perché lei è in prima fila, con la penna in mano e un bel taccuino, perché era pronta a ricevere l'illuminazione. Aspettavo, dicevo, ho visto la luce. Adesso, ecco, vedi, questa non rubo spazio anche agli altri. No, no. Mi è piaciuta molto questa storia, sia del partito. Ma ci sente? Sentite voi, sì. Intanto mi ha fatto, tra andare e partire, mi ha ricordato un vecchio detto che tu dice fare e disfare tutto il lavorare. Ecco, andare e partire e tutto il lavorare della vita, perché è così che funziona. E poi della luce, dell'illuminazione. Io adoro Kafka, quindi se lei non l'avesse detto, che era un collettore, si capiva perfettamente, perché non l'avesse detto. E poi le illuminazioni non sono quelle belle consapevolezze che ci arrivano in momenti, non lo so, ecco, una domanda. E cos'è l'illuminazione? A parte le epifanie che non sono le befane, è chiaro. Sì, no, però no, le illuminazioni cosa so? Non sono le queste le consapevolezze che improvvisamente le arrivano. C'è un'altra domanda. Vogliamo le domande. Sì, le domande adesso. Io, presa dalla curiosità, chiederei un flash illuminante con la lettura, una mezza facciatina per sentire se poi fosse l'episodio proprio che cui già accennato della nonna, del ricordo della nonna dopo 10 no, anni. No, non è lui, quella è Bruce. Ah, è Bruce, allora chiedo scusa, sono solita a questi tipi di fraintendimenti. Comunque, grazie della lettura, se sarà possibile. Magari Trini è ancora è Praga e quindi rientra nel nostro luogo. Trini, braccio. Anche sta crescendo da un fotografo cieco come in posizione ad un suo libro, Alex Trini. I treni continuano a lasciare Cisco, li vedo sul ponte immobile di ferro che moltiplica il peso del partire, li raccolgo quasi ombre nella sera di carbone che richiama inverni e polvere, li stringo nelle palpebre che afferrano la luce dell'istante, di nuovo tra le sabbie dei cantieri silenziosi, mi sommergo di sterpagli, rovi, copertoni, mi rinchiudo nelle secche amare della ruggine, sugli aridi ghiaioni dei binari e dello sguardo, non potrei saperli accesi dalla vita, morsi dagli opachi venti della notte, sassi di pinete, lari temporali, carichi di luci e di stazioni, li rivoglio, incapaci di fuggire, abbandonati nel ritorno, chiusi nell'eterno sospiro di frenata, colmi di silenzio, certi della meta e dell'approdo, sigillati alla rapina del minuto, chiari nella crina pallida che regge la città, per avvitare i doni dell'arrivo, desolare dubbi e lontananze, convocare i demoni del fiume, dissipare ogni gesto del buio, sospendere le ombre liete nel destino. Grazie. Devo fare Giovanni Catelli qui con due libri, l'altro è...